La storia, come un fascio di luce, attraversa l'anima di un popolo. E l'anima, a guisa di un prezioso prisma, ne amplifica i raggi lanciandoli oltre ogni confine di spazio e di tempo. Là dove tutti i rumori, tutti i silenzi, restano in attesa di essere richiamati. Là dove il passato riprende a volare sulle ali di un ricordo antico che l'uomo chiama con orgoglio tradizione. Come quella dei bandieranti, che la magia di emozioni al vento ne fa una storia nella storia. Nasce così il gruppo Sbandieratori di Gubbio, voluto fortemente dalla egubinità verace e appassionata del suo fondatore Giuseppe Sebastiani, che ha saputo innescare un vivo entusiasmo in quelli che lui chiama i suoi ragazzi. La prima esibizione del 25 maggio 1969 segnerà l'inizio di un magico volo che porterà negli anni il fascino storico di Gubbio in tutto il mondo. Maestria e prodezze, volute leggiadre ed eleganti, saranno un valore aggiunto per la cittadinanza tutta, per un popolo che ritrova nella sua unicità storica e culturale l'orgoglio degli antichi avi. Nelle mani che lanciano, nelle braccia protese verso il cielo, nella forza aggraziata, ci sarà tutta l'intensità umana di messaggi di pace e di speranza che la storia rende sempre attuali nello splendore delle sue nobili tradizioni. Con l'augurio che mai vengano meno le voci dei nostri bandieranti. Un plauso accorato di tutti va a chi,
aprendo al mondo la nostra Gubbio, apre il suo cuore di uomo a tutti gli uomini.